Elisabetta Di Fra è componente dei Giovani Democratici Quartese, allora, e lo chiamano Amore, un convegno su diverse tappe per sensibilizzare soprattutto i ragazzi sul problema del femminicidio. Sì, questo è il terzo incontro che fa parte di un progetto politico molto più ampio. Siamo stati prima ospitati a Chiaia, poi a Fuorigrotta e adesso siamo qui a Quarto. E l'intento è quello di portare questo progetto nei vari circoli del Partito Democratico che sono un po' sparsi per la campagna, perché noi crediamo fermamente che bisogna continuare sempre a parlare di violenza sulle donne. Perché i numeri che sono stati proprio riportati nel 2017 sono veramente aberranti, perché già all'inizio del 2017 è un vero e proprio bollettino di guerra, perché sono morte già 30 donne, nel 2016 130 donne vittime di violenza sono state ammazzate da mariti, ex mariti, compagni che dicevano di amarle, ma in realtà questo non è amore, per questo ne abbiamo dato questo titolo. E questi convegni li farete anche presso le scuole di quarto anche? Sì, attraverso un'associazione che si chiama Onda Rosa cercheremo di prendere contatti con le scuole non soltanto di Quarto ma sparse comunque sul territorio campano, perché noi crediamo che il primo passo per cercare comunque di arginare questo fenomeno che ormai è dilagante è quello di agire in via preventiva e quindi di sensibilizzare i ragazzi a partire dalle scuole elementari, le scuole medie e il liceo. E di cercare comunque di far capire loro che il passaggio importante è il rispetto per le donne, per la diversità e di diffondere proprio una cultura di legalità e di rispetto per gli altri.